Buonasera e benvenuti al nostro TG Sport. Partiamo subito aggiornandovi su quello che sta succedendo in questo momento per il basket, perché si sta giocando la partita Vanoli Cremona Giorgio Tesi Group, la partita dentro o fuori vale per il quarto di finale di accesso alle finali proprio di Coppa Italia di Lega 2. La vincente sarà ammessa alle Final Four che poi si giocheranno a marzo. Ricordiamo che Pistoia attualmente è terza nel girone rosso, mentre Cremona è seconda nel girone verde. La gara sarà trasmessa in differita sulla nostra rete domani alle ore 12. E per quanto riguarda invece il calcio a 5, si gioca domani in Serie A. Il futsal Pistoia, intanto, prima della partita ha annunciato l'arrivo del romano Nicola De Gan, laterale di Piedemancino, classe 2000. Ha già lavorato con Mister Fratini alla Nordovest ed è però al suo debutto in Serie A, avendo vestito, oltre ai club romani già citati, anche la maglia dell'Italpol, altra squadra della capitale. Il giocatore, appunto, si è allenato con i nuovi compagni proprio in vista del match di domani alle ore 15 contro L84, quattordicesimo turno del campionato. E a proposito di questa gara si affrontano due squadre con obiettivi diversi, in realtà anche con un percorso fino ad ora stagionale diverso perché Pistoia è alla ricerca dei punti salvezza, i piemontesi invece sono una delle formazioni più interessanti del panorama nazionale, sono in piena zona playoff con una rosa di veri campioni. Ed un anno di sport andrà in onda su TVL. Prima uscita giovedì sera alle ore 21. Vi racconteremo tutto quello che più di importante è successo nel 2022 nella nostra provincia, ma non solo. Medaglie, successi, gioie, anche qualche insuccesso, qualche lacrima in prese nel mondo sportivo: dal calcio al basket, il calcio a 5, ciclismo, scherma, podismo, atletica e tanto altro. 360. Sessantacinque giorni di sport. Dal calcio al basket, dall'atletica alla danza, passando per il ciclismo e la scherma, con un anno di sport rivivremo tutto quello che è successo nel 2022 nella nostra provincia e non solo. 365 giorni di vittorie, sconfitte, medaglie, traguardie ed imprese. E grazie ai nostri servizi ripercorriamo quest'annata che ha fatto sognare, gioire, ma anche soffrire gli amanti dello sport, i tifosi dell'una o dell'altra squadra, ragazzi pistoiesi che si sono messi in mostra in discipline anche poco conosciute, o meno sotto la lente di ingrandimento, mentre noi abbiamo cercato di dare loro spazio e voce. Su TVL i riflettori non sono stati puntati soltanto sugli sport più noti e seguiti. Queste due ore raccontano un intero anno iniziato con le vicissitudini in casa Pistoiese, il passaggio di proprietà dai Ferrari al tedesco Stefan Lehmann, con la triste pagina della retrocessione Arancione, la stagione brillante della Giorgio Tesi Group con le due squadre termali Erons e Gema in Serie B. La del futsal Pistoia in Serie A, il Giro della Toscana per parlare di ciclismo, ma anche le performance di danza di alcuni ballerini, tanti dei quali diventati campioni del mondo, a chi continua a regalare emozioni correndo la Pistoia a Betone fino alle decisive schiacciate del volley e le corse all'ippodromo Sesana di Montecatini e non sono mancati premi e riconoscimenti, feste e applausi per chi con lo sport continua a portare il nome di questa città e di tante altre realtà della provincia in giro per il mondo. E quindi ve lo ricordo da non perdere un anno di sport, la prima uscita giovedì sera in prima serata alle ore 21 e poi potrete anche riviverlo il venerdì mattina a partire dalle ore 9.30. Per lo sport è tutto, termina qua il nostro Tg Sport, voi però restate con noi per tutti gli altri aggiornamenti. Una buona serata.